Va. Prova a parlare. Sì. Allora, scusate un attimo, mentre siamo qua che aspettiamo, vi volevo informare che come l'anno scorso e come un po' di anni a questa parte è ormai la quinta edizione dell'Officina Laboratorio. L'Officina Laboratorio è un corso che vale per l'alternanza scuola-lavoro che si fa qua presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia e quest'anno in collaborazione con l'INFN. Durante l'Officina Laboratorio starete insieme a noi, a dei ricercatori del Dipartimento di Fisica e Astronomia, per quest'anno 10 giorni, un totale di 40 ore che vi verranno certificate come alternanza scuola-lavoro. E l'idea è quella di costruire degli esperimenti scientifici di divulgazione scientifica. Quindi tratteremo dei temi più disparati, dalla fisica delle particelle alla fisica applicata, alla sismografia l'anno scorso per esempio, e poi tutto questo verrà rappresentato tramite o una pista teatrale oppure un video. Sceglierete voi ovviamente che cosa preferite fare. Ci saranno anche degli interventi di esperti in campo teatrale e in campo di audio e video riprese che vi insegneranno come si fa. Quindi non vi preoccupate perché non dovrete improvvisarvi, siete seguiti e guidati in questa cosa. Il prodotto finale l'anno scorso è stato presentato alla Notte dei Ricercatori, che si tiene l'ultimo venerdì di settembre in tutte le città europee e chiaramente anche a Bologna. Quindi se siete interessati, qua ci sono dei volantini, le iscrizioni sono aperte, sono sul nostro sito del Dipartimento sotto terza missione, questa parola un po' strana, che però identifica tutte le attività che il Dipartimento fa rivolte al di fuori, diciamo, che l'Università fa rivolte al di fuori dei suoi due ambiti principali, che sono ricerca e didattica. Quindi tutto quello che si fa per il resto della società è terza missione. Quindi se trovate nei siti questa parola terza missione, dovrete un po' abituarvi perché questo significa. Se siete interessati, iscrivetevi, andate sul sito e compilate. Ok? Qua ci sono dei volantini per chi poi li vuole prendere. Grazie mille. Questo funziona? Sì. Sì, volevo aggiungere una cosa. Oltre a appunto questa attività che sarà dal 10 al 21 giugno, c'è un altro slot di attività invece organizzate solamente dall'INFN, dal 1 al 5 luglio, che sempre di alternanza scuola-lavoro, che verterà su temi di fisica, più prettamente di fisica delle alte energie, con o costruzione di un telescopio a raggi cosmici da una parte, o quindi un'attività molto di laboratorio, oppure un'attività di più di analisi dati con analisi di dati veramente raccolti dall'esperimento la Atlas ALHC al CERN. Quindi anche su questo, diciamo, potete, qualcuno di voi probabilmente si è già iscritto perché avevo già mandato delle mail a qualcuno dei vostri referenti e c'è ancora posto per qualcuno di queste attività.
forza, se sono piccole, sono di seconda. Sono venute dalla classe che ha partecipato come alternanza scuola-lavoro. E poi i ragazzi di seconda sono a casa al sabato. Quindi erano curiosi. 12 femmine. Wow, bello, dai, almeno 12 ragazzi. Ci sono degli spettatori. Beh, ma insomma, ognuno ha i suoi motivi, ogni età ha i suoi motivi. Ok, io direi che adesso i ragazzi sì. Li chiami man mano? Io li chiamo man mano, loro scendono tranquillamente. Perché nessun tre problema. Li vedo e nessun in bagno. Va benissimo, il primo, va benissimo. Vabbè, ma tanto apriamo tutte le presentazioni prima, quindi va benissimo. Sì. Allora, silenzio che iniziamo. Benvenuti all'evento della quarta edizione del Premio Asimo. Durante questa mattina vedremo premiate le recensioni scritte da alcuni di voi, studentesse e studenti dei licei e degli istituti dell'Emilia Romagna che hanno partecipato a questa quarta edizione del premio dell'editoria scientifica divulgativa. Siamo molto fieri di ospitare questo evento quest'anno e quindi direi di iniziare subito con i saluti del direttore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Bologna, Graziano Bruni. Buongiorno e grazie. Beh, anch'io mi associo al benvenuto a tutti voi, un ringraziamento agli studenti che hanno partecipato a questa iniziativa. È la prima volta che noi la facciamo qua a Bologna, la quarta a livello nazionale, è un'iniziativa molto interessante, molto bella e pensiamo che la continueremo nel futuro. Anche ovviamente ai docenti, ai presidi qua presenti e a tutto il personale dell'INFN e del Dipartimento che ha reso possibile questa iniziativa. Anche il personale tecnico, quello che vedete qua, che sta lavorando per noi, e quello che non si vede ma che ha fatto, questa la devo dire, una cosa incredibile questa settimana, perché proprio questa mattina è stata programmata il distacco dell'energia elettrica a una cabina che alimenta i nostri apparati di rete, quindi diciamo, ma allora i collegamenti, ma insomma comunque hanno fatto un lavoro durante la settimana tirando un cavo provvisorio, andando da un'altra parte e tutto funziona bene. Io vi prendo solo qualche minuto perché ho pensato di darvi un'idea molto velocemente, visto che è un'iniziativa che nasce dall'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dire che cos'è l'INFN, probabilmente lo sapete già ma sono comunque molto veloce, quindi facciamo un'istantanea sull'ente. Cosa fa l'INFN? Beh, studia varie cose, tra cui le particelle elementari, e quelle che esistono oggi e quelle che esistevano all'origine dell'universo, che noi cerchiamo di o predire teoricamente e poi di produrre nei nostri laboratori, nei nostri acceleratori. Questo per capire qual è l'origine e il devenire del cosmo, quindi è un punto di vista sull'evoluzione dell'universo teorico e sperimentale molto particolare. Uno dei problemi che oggi si affrontano, e ne sappiamo molto poco, solo alcune cose molto generali, sono che cos'è, per esempio, parlare, l'energia oscura, la materia oscura, e sono, vi assicuro, argomenti molto affascinanti e molto complessi. Abbiamo osservato recentemente le onde gravitazionali, questa è fisica classica, però è un colpo molto importante perché apre un nuovo sistema di osservare l'universo, e lo facciamo tutto questo attraverso teoria, come vi dicevo, esperimenti, e poi abbiamo lo sviluppo delle tecnologie che ci servono, che hanno anche ricadute nella società, sia tecnologiche che ovviamente culturali. L'INFN nasce l'8 agosto del 51 con quattro sezioni, Roma, Torino, Padova e Milano, realizza uno degli obiettivi che era di Enrico Fermi, che ha iniziato questo tipo di ricerche in Italia, nel suo gruppo, e che furono interrotte a causa sostanzialmente della guerra e delle leggi razziali. Lui ci provò molto a fare un ente generale che organizzasse in Italia questa ricerca, però non ci riuscì. Fu fondato nel 51. A Bologna la sezione nasce 5 anni dopo, formalmente, nel 56, benché già da alcuni anni c'era un gruppo collegato a Padova molto grosso, e quel signore che vedete lì è Gian Pietro Puppi, professore di fisica teorica all'inizio, poi diventò di fisica generale, che fu l'artefice della rinascita nel dopoguerra della fisica in generale, ma in particolare della fisica delle alte energie e nucleare a Bologna. Lì di fianco vedete la copertina di una rivista del Comune in cui si dice il Comune di Bologna per gli studi nucleari, il Comune per gli studi nucleari a Bologna, perché Puppi riuscì a ottenere dal sindaco di allora, Dozza, un finanziamento di 500 milioni di lire,
distribuiti in 10 anni, che furono un colpo molto importante per la nascita del nostro ente a Bologna. Oggi l'NFN è diffuso su tutto il territorio nazionale, lo vedete lì, è fatto da 20 sezioni che, come la sezione di Bologna, sono dentro i dipartimenti di fisica, poi ha 4 laboratori nazionali, che non sono dentro i dipartimenti di fisica, sono strutture autonome, 3 centri specialistici, uno l'abbiamo qua a Bologna, si chiama CNAF, è il centro che fa il calcolo scientifico, analizza tutti i dati dell'LHC e degli acceleratori e anche non solo, anche quelli di fisica che viene fatta sottoterra, per esempio. Un consorzio, EGO, che lo vedete là in verde, è quello vicino a Cascina, dove c'è l'interferometro che ha osservato le onde gravitazionali. Poi ha diversi gruppi associati. Sono circa 2.000 dipendenti, 400 a tempo determinato, in formazione, in più, circa 4.000 associati, che sono universitari, e più di 1.000 studenti e borsisti. Quindi è un'organizzazione molto complessa, dai primordi, dal 51, è cresciuto parecchio. Cosa fa? Fa sperimentazione NFN negli acceleratori, qua vedete l'LHC del CERN, il Large Hadron Collider, con i 4 esperimenti che abbiamo tutti quanti qua a Bologna, nel senso che abbiamo 4 gruppi che partecipano a tutti i grossi esperimenti dell'LHC. Vi ricordate, l'LHC nel 2012 fu scoperto, è stato prodotto e osservato per la prima volta il bosone di Higgs, che fece molto scalpore, insomma è comunque un pezzo fondamentale della nostra comprensione della natura. Mette i rivelatori nello spazio, sui satelliti, anche qui c'è un gruppo che lavora proprio su questo esperimento che si chiama MS, che osserva raggi cosmici e cerca antimateria nello spazio, al di fuori dell'atmosfera. Fa esperimenti sottoterra, schermato dalle montagne, in modo da schermarsi da quelle bestie di sciami cosmici che vedete, che creerebbero un rumore molto forte nei rivelatori e impedirebbe di vedere eventi molto rari, ad esempio segnali di materia oscura. Quindi si va sottoterra o sotto le montagne per avere queste schermature. Nelle profondità del mare, anche qua abbiamo un gruppo che lavora sull'esperimento a largo di Capopassolo, in cui vengono calati i rivelatori sottomarini per osservare i neutrini attraverso le interazioni che fanno con l'acqua. E poi c'è l'interferometro, qui non abbiamo gruppi a Bologna, però l'ho messo lo stesso perché è importante. Questa è un'immagine dell'interferometro che sta vicino a Pisa, a Cascina, a Pisa. Vi ho detto prima che ci sono applicazioni tecnologiche, ne faccio vedere una solo come esempio. Questo è un acceleratore costruito con il contributo dell'INFN che sta a Pisa, e dove c'è questa organizzazione che si chiama CNAO, che significa Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. È un acceleratore che accelera protoni e ioni pesanti che servono per curare con una grande precisione, attraverso metodi radiologici, i tumori. Poi facciamo diffusione della cultura scientifica, spettacoli, mostre, conferenze. Quella è un'immagine di un evento che abbiamo fatto qualche anno fa in occasione del bosone di Higgs. Facciamo una roba che si chiamava Higgs in Tour, italianizzato, non è proprio inglese, però non importa, diciamo, giriamo per alcune città dell'Emilia Romagna per portare, insomma, questa divulgazione nei licei, sostanzialmente, ebbe un grande successo. Facciamo questo, quindi terza missione, quella che oggi si chiama terza missione, e anche alternanza scuola-lavoro. E oggi abbiamo Asimov, è una cosa alla quale abbiamo tenuto moltissimo di entrare in questo progetto, che è un po' a cavallo tra l'alternanza scuola-lavoro e la terza missione. Quindi siamo molto soddisfatti di tutto questo. Io vi ringrazio, non so se sono stato dentro i tempi, penso di sì, perché sono andato a manetta, come avete visto, e quindi passerei, dov'è? Ah, qua. La parola di nuovo. Devo scusarmi perché tra circa un'ora, forse un po' prima, ho un altro impegno, devo andare via, quindi non sarò fino alla fine, ma vi giuro che dopo guarderò la registrazione fino in fondo. Grazie mille. Adesso abbiamo Gilda Scioli, rappresentante del Dipartimento di Fisica e Astronomia di Bologna. Buongiorno a tutti, sono felicissima di dare il benvenuto a tutti voi che oggi siete presenti qui nel nostro Dipartimento di Fisica e Astronomia. E penso che il premio Asimov sia un'opportunità unica nel suo genere, che permette a voi, giovani studenti delle scuole superiori, di entrare in contatto, di avvicinarvi al mondo, diciamo, scientifico attraverso la divulgazione scientifica. E sono profondamente convinta che la divulgazione scientifica sia fondamentale e indispensabile, perché è un modo diretto che mette in comunicazione, mette in contatto il mondo scientifico con il mondo dei non addetti ai lavori. È un modo diretto per diffondere ad una platea molto ampia la conoscenza, ma soprattutto, e secondo me la cosa più importante, la curiosità verso la scienza nelle sue multi sfaccettature. Devo dire che, vista la risposta,
considerata in termini di numeri di scuole e numeri di studenti diciamo coinvolti a livello nazionale, si parla di più di 100 scuole, più di 2000 studenti, e quest'anno per la prima volta anche la nostra regione, l'Emilia-Romagna, è stata coinvolta con circa 200 studenti. Beh, devo dire che effettivamente il premio Asimov rappresenta una giusta strada, se vogliamo, da percorrere per giungere a quello che è lo scopo finale di tutti noi, cioè aprire la scienza a tutti. Quindi vi ringrazio e godetevi l'evento. Grazie. Ora ci porge saluti Rosario Nania, in rappresentanza della Società Italiana di Fisica. Ma applaudite prima. Dunque, io oggi ho il cappello della Società Italiana di Fisica, anche se sono un dipendente dell'INFN, per porgervi i saluti della professoressa Cifarelli, la presidente della Società Italiana di Fisica, che in questo oggi non poteva essere qui a partecipare a questo importante evento. Volevo sottolineare che la Società Italiana di Fisica è da sempre impegnata nella divulgazione e nel cercare di portare la fisica al pubblico, al vasto pubblico, incluso voi studenti. Vi ricordo le monografie dedicate a fisici importanti, come per esempio Laura Bassi, che è stata la prima professoressa di fisica qui a Bologna nel lontano 1700 e che qualcuno di voi avrà letto, di cui qualcuno di voi avrà letto uno dei libri che oggi presenterete. Ci sono i giornali, i quaderni di fisica, dove vengono presentate delle esperienze didattiche per voi studenti anche, e sono scritti molto spesso anche dai professori dei licei che fanno questi tipi di attività, e recentemente abbiamo avuto anche degli articoli che sono stati firmati da studenti come voi che partecipano all'esperimento Extreme Energy Event. Quindi in questi quaderni trovate, e potete trovare anche scaricabili via web, per esempio delle dispense sull'energia, energia nucleare, energia eolica, energia elettrica. E se siete curiosi potete andare a scaricare questi tipi di dispense che sono dedicati proprio a voi per cercare di introdurvi anche a questi tipi di esperienza. Ma la Società Italiana di Fisica, anche nel suo congresso nazionale, che fanno una volta l'anno, ha una sezione proprio dedicata alla divulgazione, e vengono anche dati dei premi, come per esempio il premio per la divulgazione scientifica, che viene dato a giornalisti, scrittori e anche delle associazioni, come l'Associazione dei Giovani Ricercatori, che si sono particolarmente distinte nell'ambito della divulgazione scientifica. E quindi non poteva mancare il supporto della Società Italiana di Fisica a un evento tipo questo, al premio Asimov, che vede coinvolti voi in prima persona. Voi avete fatto un lavoro di hands-on, come si dice ormai in questi ultimi tempi, in cui avete proprio messo le mani nei libri e avete cominciato a guardarli. E volevo citare, probabilmente l'avete visto molti di voi, il recente sceneggiato sul nome della rosa, e volevo citare una frase che Umberto Eco mette, credo, in bocca a Fra Guglielmo. I libri non sono fatti per crederci, ma per essere sottoposti a indagine. Di fronte a un libro non dobbiamo chiederci cosa dica, ma cosa vuole dire. E io credo che le vostre recensioni siano state esattamente una risposta, e Umberto Eco sarebbe molto contento di questo, perché voi li avete analizzati i libri, avete cercato di capirli e di giudicarli anche in un modo o nell'altro con le vostre recensioni, ed è questo il lavoro che uno deve fare quando legge un libro, e leggerlo sempre in maniera critica, e in modo tale che possa il libro trasportare a voi anche quanti più importanti messaggi che l'autore vuole darvi. Per cui vi ringrazio ancora di essere qui a questo evento, e spero che voi possiate essere anche dei testimoni presso i vostri compagni, eccetera, di quanto sia importante la lettura, di quanto sia importante lo scrivere, e come in un altro libro che voi avete letto, L'elogio della parola, c'è scritto, cerchiamo di leggere un po' di più proprio per poter imparare di più e capire meglio anche il mondo che ci circonda. Grazie a tutti. Grazie mille Rosario. Adesso abbiamo il piacere di ricevere i saluti di alcuni dirigenti scolastici e insegnanti delle scuole partecipanti quest'anno al progetto, fondamentali secondo me per la riuscita
di questo progetto nazionale. Cominciamo con Maria Cristina Casali, dirigente scolastico del Liceo Fermi di Bologna. Buongiorno, grazie di questa magnifica occasione. Credo che per i nostri ragazzi e per i loro docenti essere qui in una aula universitaria sia veramente una grande emozione. Il liceo Fermi, che quest'anno dirigo, ha il premio Asimov tra i progetti del suo piano dell'offerta formativa. È un progetto molto importante, sostenuto dal Dipartimento di Fisica della nostra scuola, e voglio soprattutto ringraziare i due professori, Andrea Zucchini e Giovanni Pettinato, che hanno coordinato il progetto, e la professoressa Maria Grazia Fabbri, che a sua volta come referente del Dipartimento ha contribuito alla realizzazione di questa attività. Un numero di 37 ragazzi si è cimentato in questo concorso, in questo premio. Ben 17 sono della classe quarta M, vogliamo sicuramente ringraziarli, e gli altri ragazzi, gli altri 20 ragazzi, appartengono ad altre classi. Ecco, è un'occasione molto importante. I loro professori, quattro di area scientifica, gli altri di area appunto letteraria e umanistica, hanno contribuito in maniera decisiva ad avvicinare i ragazzi proprio al significato di questa occasione. A loro va il mio ringraziamento e l'auspicio che questa giornata sia per tutti un bellissimo momento. Grazie. Grazie mille. Roberto Fiorini, dirigente scolastico del Liceo Copernico di Bologna. Sì, io ringrazio moltissimo ovviamente a mia volta il liceo, il professor Sturniolo, il Dipartimento di Matematica e Fisica, la classe quarta H che ha partecipato a questa iniziativa. Due cose a nostro avviso molto importanti di questa iniziativa, che è enormemente importante per la scuola. La prima è il rapporto della scuola con quelli che si chiamavano una volta i corpi intermedi, che non esistono più, ed è una cosa estremamente importante a cui noi dobbiamo dedicare una cura assoluta in questi tempi, perché sono quelli che riescono a far uscire la scuola dal loro recinto e metterla in contatto con il mondo, e soprattutto con le intelligenze che in quel territorio, in quel mondo agiscono, di cui la scuola ha enormemente bisogno. L'alternanza scuola-lavoro era uno strumento in questo senso, ed è esattamente quello che si cerca di mettere in pratica. E l'altro elemento fondamentale, a mio avviso, è la fortuna che avete avuto a poter partecipare a questa iniziativa, che abbiamo noi come scuola a poter partecipare a questo tipo di iniziativa, è contenuta in due elementi che sono tornati appunto nei discorsi precedenti: l'indagine, la curiosità e il problema dell'origine, che collega strettamente quei simboletti, quei numeretti, quelle strane cose, che alla radicale umanità, che nell'ambito dell'educazione è estremamente importante, alla realizzazione dell'essere umano in quanto tale. Dentro Galilei, io quando insegnavo letteratura e latino, cercavo di fare appunto, di dedicare moltissimo spazio. Io lavoravo un anno intero su Galilei, i colleghi mi dicevano che ero un pierino, perché questo andava a detrimento di Cicerone, di questi personaggi così importanti. Invece Galilei ha un latino meraviglioso, usa un congiuntivo meraviglioso, perché il congiuntivo dell'ipotesi, della possibilità, dell'immaginario, è proprio il modo dell'immaginario, e questo è l'elemento che collega strettamente dell'immaginario, perché solo facendosi la domanda e costruendo delle ipotesi è possibile realizzare realmente la propria radice umana, l'umanesimo profondo della nostra educazione.
Se non c'è questo, rischiamo la tecnologizzazione e invece noi scommettiamo che l'ingegnere, il ricercatore che andiamo a costruire in questo territorio europeo sia sempre di più un ingegnere umanista, un ingegnere che sa che la ricerca è un'ipotesi, è un problema, è una congettura, è una domanda, che comunque il problema è l'origine, non la certezza, ma l'indagine, la critica, l'andare avanti, il costruire un cammino, costruire insomma dei racconti, costruire dei romanzi alla radice. Noi abbiamo avuto Raimondi che ce l'ha insegnato perfettamente, che la radice scientifica è il romanzo, è la costruzione romanzesca, e perciò il rapporto con la parola, con la costruzione, con il libro, con questo oggetto che è ancora la base della civiltà europea e si spera globale, deve rimanere tale. In un contesto che invece nella cultura scientifica mostra molte crepe e lo vediamo purtroppo tutti i giorni. E noi abbiamo grande speranza che invece questo non accada e che le generazioni che seguiranno siano un pochino meglio di questa ultima, che ci consegna un mondo poco scientifico e molto basato sulla diceria. Io ringrazio moltissimo di questa iniziativa, veramente moltissimo, perché è una cosa meravigliosa, e grazie molte ai ragazzi che sono la nostra speranza. Grazie mille. Adesso è in rappresentanza dell'Istituto Gobetti di Scandiano la professoressa Maria Grazia Guidetti. Acclamata. Si sono fatti sentire. Allora, la nostra è una scuola multipla, abbiamo tanti indirizzi professionali, tecnici, abbiamo anche due licei e il liceo scientifico. I ragazzi che hanno partecipato a questo progetto sono quelli della quarta e liceo scientifico, e oggi ci sono anche dei ragazzi di seconda liceo scientifico. Per noi è stata un'opportunità, per loro ovviamente, di fare anche un progetto di alternanza scuola-lavoro un po' diverso dagli altri, ma direi soprattutto un'opportunità quella di venire qui oggi in un'aula universitaria, di vedere delle scuole cittadine. Noi veniamo da Scandiano, provincia di Reggio Emilia, e siamo a metà strada tra Modena e Reggio, e con questo direi che concludo. Grazie mille, professoressa. Tempi. Adesso dal liceo Galvani di Bologna, la professoressa Maria Alboni. Buongiorno, io sono qui in rappresentanza del Galvani, ringrazio innanzitutto l'INFN per questa opportunità offerta ai ragazzi, e ha coinvolto circa 50 studenti del diversi indirizzi del Galvani, sia scientifico che classico che linguistico, quindi ovviamente maggiormente la parte scientifica, ma questo dà proprio maggior, come dire, peso a questo tipo di iniziativa, perché la divulgazione scientifica non riguarda soltanto a chi fa studi di tipo scientifico, ma anche a chi fa studi di tipo classico o anche linguistico. Quindi un ringraziamento all'INFN, un ringraziamento anche agli studenti che hanno preso molto seriamente questa attività, recensendo anche libri a volte che non erano proprio forse nelle loro corde, cioè negli argomenti che non erano nella loro così passione, ma che hanno comunque cercato quello che voleva dire il libro, cioè quello che è proprio una critica nei confronti di una scrittura, di un libro di divulgazione. Grazie. Grazie mille. Ultimo saluto del dirigente scolastico del liceo Da Vinci di Casalecchio di Reno, Massimo Giorgini. Grazie. Sì, è davvero un bel momento, e devo dire anche sul piano personale, per una persona ormai anziana come me, rimettere tutte le volte che la scuola mi dà l'occasione di rimettere piede in un ambito universitario mi fa pensare anche rispetto al mio vissuto personale ad un'esperienza, ad un momento della mia vita molto bello, anche se ormai abbastanza lontano. Io innanzitutto volevo
ringraziare gli organizzatori del premio Asimov, che hanno dato alla scuola di studenti la possibilità di vivere questa esperienza. Come diceva prima anche il mio collega, le scuole hanno bisogno di essere stimolate a uscire dal proprio ambito per incontrare le mille sfaccettature del mondo reale che aspetta poi gli studenti fuori dalla scuola. Volevo ringraziare la professoressa Rabbi e la professoressa Di Vito che si sono coinvolti in questo progetto. È una cosa che anche a loro ha richiesto molto tempo, che non rientra esattamente negli stretti adempimenti contrattuali e quindi in un momento in cui anche ai professori viene chiesto un volume di impegni sempre maggiore, io credo che sia da apprezzare lo sforzo di chi trova il tempo da dedicare a iniziative come questa. E mi volevo congratulare con gli studenti. Lo volevo fare perché è un'iniziativa che ha comportato per loro un certo dispendio di energie, fatica, tempo, che probabilmente sarebbe stato più comodo per loro riservare ad attività più piacevoli e meno impegnative. Anche per questo io credo noi dobbiamo apprezzare il loro impegno. Una cosa volevo dire, ecco, è apprezzabile un'iniziativa come questa, un evento come questo, perché diciamo puntualizzano l'importanza che ancora oggi hanno i libri e quindi l'importanza che ha la sfida che per la scuola rappresenta il far incontrare gli studenti con i libri. È quasi banale dirlo, ma nel nostro tempo è sufficiente andare online per trovare un'enorme quantità di contenuti, anche di contenuti scientifici, il cui grado di attendibilità però e la cui qualità sono estremamente difformi. E quindi la grande quantità di contenuti che c'è online non sminuisce l'importanza del libro di divulgazione scientifica, anzi probabilmente l'aumenta ancora di più, perché come dire, dà la possibilità di interfacciare il grande pubblico, quello dei non addetti ai lavori, con le ricerche scientifiche condotte in modo corretto e con le pubblicazioni specialistiche. Se noi a partire da oggi andiamo indietro qualche anno, troviamo vari esempi di teorie, programmi, illazioni di tipo pseudoscientifico che hanno trovato un forte radicamento nella società e addirittura delle volte delle proiezioni di carattere politico. Ecco, io credo che lo sviluppo di un maggiore rapporto fra la popolazione, nel nostro caso gli studenti, e la editoria di divulgazione scientifica sia un modo per diffondere, per radicare nella società una maggiore cultura scientifica e per dare gli strumenti anche alle persone e nel nostro caso agli studenti di andare anche su internet con un grado maggiore di consapevolezza e con una capacità maggiore di discriminare fra quello che è attendibile e quello che invece non lo è. Comunque, di nuovo, congratulazioni a tutti quanti gli studenti. Diceva la mia collega, godetevi questo momento perché è un bel momento, soprattutto per voi. Grazie. Grazie mille, professore. Grazie. Adesso ci colleghiamo brevemente con tutte le altre sedi in giro per l'Italia che hanno partecipato insieme a voi al progetto quest'anno. Facciamo bella figura, eh? Pensa loro. Allora, ragazzi, come sapete,
Questo tipo di evento è a carattere nazionale, no? Siamo a 11 regioni connesse, oltre all'Emilia Romagna, vedete c'è l'Abruzzo, la Calabria, la Campania, ci siamo noi, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Adesso lì le vedete su Skype, siamo in collegamento con tutte le altre sedi, e ne vedete quattro e poi nelle iconcine piccole in alto ci sono tutte le altre sedi. Faremo un breve saluto, un minuto. L'Aquila, ci siete? A testa. E adesso mi raccomando, quando toccherà a noi facciamoci sentire. Risposta no, un attimo. Ecco, il rettore si sta allontanando dal leggio. Ci siamo. L'Aquila, ci siete? Allora, quindi adesso ci diamo il benvenuto con le altre regioni, ci diamo il via praticamente. Chi sta parlando è il professore Vissani del GSSI. Ci siamo? Ci siete? Francesco? Siete già conosciuti, no? Tra di voi, pronti, siete sincronizzati per la cosa, avete visto tutto. Francesco? Pronto? Francesco, pronto? Qui Silvio da Catania. Ciao Silvio, qui Francesco dall'Abruzzo. Vi mandiamo noi il nostro saluto. Ragazzi, forza! Francesco Vissani è la mente del premio Asimov e quindi se oggi siamo qui lo dobbiamo a lui. Francesco, ci inquadri i tuoi ragazzi così ci scambiamo i saluti. Eccoci Silvio, subito. Ecco. Eccoci. Ciao, ciao. Ciao Catania. Grazie. Ci vediamo a ottobre. Ok, ci vediamo a ottobre per la cerimonia finale del premio, che sarà qui a Catania e verranno gli studenti di tutte le altre regioni con i loro accompagnatori. Adesso passerei la parola alla Calabria, se è pronta. Calabria, sì, ci sei? Sì, siamo pronti. Piano piano. Allora facciamo anche a voi i nostri saluti, un bel applauso, siamo da Catania. Questo chiaramente è un modo anche per far sentire i ragazzi partecipi di un evento che avviene in varie sedi contemporaneamente, in 11 regioni su 20, l'anno prossimo sono sicuro, come dicevo prima, che saranno 20 su 20. E adesso passerei la parola alla Campania. Ci siete? Da Napoli? Sì, eccoci. Ciao, buongiorno anche a voi. Grazie, la Campania è una delle regioni che è entrata quest'anno, ci ha fatto molto piacere e assieme alla Campania sono entrati anche l'Emilia Romagna. Ci siete Emilia? Eccoci. Eccoci. Eccoci, benissimo. Eccoci qui. Vedo un grande entusiasmo anche da voi. Benissimo. Emilia Romagna è appena entrata, ma fa la sua bella figura, devo dire. confermo. E adesso la regione della capitale, il Lazio. Lazio, ci siete? Eccoci. Anche voi siete una new entry, ma estremamente attiva ed efficiente. Ci fate vedere i vostri ragazzi? Dicevo che purtroppo, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Ecco, purtroppo non possiamo votare la telecamera che è rimasta fissa, non possiamo trovarla adesso la telecamera. Va bene, va bene. È il bello della diretta, come dicono quelli che fanno televisione. Ci sentiamo dopo per l'annuncio del vincitore. Adesso passo la parola alle Marche. David? Ciao, ciao Silvio. Voi invece siete dei veterani del premio Asimov.
se non sbaglio, dalla prima edizione, vero? No, dall'anno scorso. Dall'anno scorso, pensavo fosse i veterani, va bene. Se la Puglia è collegata, passerei la parola alla Puglia. Lecce, ci siete? Lecce? Ci siete? Mi pare che ci sia qualche problema. Proseguiamo allora con la Sardegna in attesa che la Puglia ripristini il collegamento. Cagliari, ci siete? No, stop. Ok, adesso dovremmo collegarci con la mia regione natale, la Toscana. Grazie. Ciao Silvio da FIFA, noi qua siamo riuniti, siamo una settantina fra studenti, abbiamo anche qualche genitore, i professori accompagnatori e c'è molto entusiasmo e molta attesa per conoscere il libro vincitore del premio Asimov di quest'anno. Per quello dovremo aspettare le 12:15 e quello che ci dirà Francesco. Va bene Sandra, grazie e adesso dovrebbe toccare all'Umbria. Ciao, buongiorno, ci sentite? Ciao, buongiorno dalla Sicilia. Anche voi siete almeno alla seconda edizione, giusto? Noi siamo alla seconda edizione, sì. E vi ringraziamo, vogliamo ringraziare Francesco, chiaramente, e poi abbiamo notato che ci sono dei gruppi molto attivi, chi ha preparato musica, cose, quindi impariamo e il prossimo anno faremo anche noi qualcosa di nuovo. Grazie, ci sentiamo alle 12:15, passiamo la parola alla Sicilia. Che siamo noi. Ci mutiamo. No, vorrei invece recuperare la Puglia, perché prima non si sentiva l'audio. Puglia, Lecce, ci siete? Eccoli. L'accompagnamento musicale è bellissimo. Ok, direi che siamo quasi alle 11, quindi riprendiamo o cominciamo per chi non l'avesse fatto con le presentazioni dei libri da parte dei ragazzi e poi ci ricolleghiamo alle 12:15 per l'annuncio del vincitore del premio Asimov. A dopo, saluti. Grazie, a tutti. Grazie, a dopo. Eccoci qua. È acceso? Ok. Se l'entusiasmo è questo anche l'anno prossimo, io rileggo le recensioni tranquillamente perché ragazzi siete stati fantastici. Comunque, allora, continuiamo. Adesso parlerà per noi il coordinatore del Comitato Scientifico dell'Emilia Romagna, Lorenzo Bellagamba. Grazie. Grazie ragazzi. Allora, sì, io vi faccio una breve storia del progetto e anche dell'organizzazione, perché voi ragazzi avete partecipato, ma forse non siete del tutto informati su quello che è successo dietro le quinte, quindi mi sembra una buona occasione per dirvi come ha funzionato l'organizzazione e anche facciamo un breve excursus di quelle che sono state le precedenti edizioni alle quali noi non abbiamo partecipato. Beh, il premio è stato istituito nel 2015, quindi il primo libro premiato è stato nel 2016 l'idea iniziale è stata di Francesco Vissani, che è un nostro collega dei laboratori nazionali del Gran Sasso, che è quello che avete sentito parlare prima dall'Aquila, e sarà poi lui che alle 12:15 ci darà l'annuncio in connessione con tutte le sedi del libro vincitore.
e la finalità vi è abbastanza chiara, cioè l'idea è quella di avvicinare le giovani generazioni alla cultura scientifica attraverso la lettura critica di libri di divulgazione scientifica. Il premio è intitolato a un grande personaggio, Isaac Asimov, che tutti conoscete, che è stato autore di molti saggi di divulgazione scientifica, nonché anche di tanti racconti e romanzi. E si rivolge agli studenti delle scuole, a voi quindi, agli studenti delle scuole secondarie superiori. E voi, come ben sapete, siete coinvolti in una doppia veste, sia in quella di giurati, che sono le vostre recensioni e i vostri giudizi che decideranno quale sarà il libro vincitore, ma anche di concorrenti, perché poi la commissione scientifica leggerà e valuterà le vostre, ha letto e valutato le vostre recensioni. E avete visto che adesso sono coinvolte 11 regioni, quest'anno siete stati circa 2000 studenti nelle 11 regioni con più di 100 scuole coinvolte, quindi anche da un punto di vista della significatività statistica è una cosa importante, cioè il libro vincitore è stato veramente letto da tante persone. L'affermazione del premio è stata veramente molto rapida, dalla prima edizione in cui era coinvolto soltanto l'Abruzzo e circa 200 studenti, siamo passati ai numeri di oggi. E questa è la distribuzione sul territorio nazionale, come vedete purtroppo il nord latita, ma sappiamo, noi siamo la regione più a nord in effetti, e sappiamo già che la Lombardia per esempio si unirà il prossimo anno, quindi siamo ottimisti sul fatto che ci potremo estendere anche nella parte settentrionale dell'Italia. E il premio coinvolge tutti i libri di divulgazione scientifica in lingua italiana che sono stati pubblicati oppure tradotti per la prima volta negli ultimi 2 anni. Quindi quest'anno abbiamo preso in esame libri del 2017 e del 2018, pubblicati in questi 2 anni. E una prima selezione è fatta dalla commissione scientifica. E la commissione scientifica è formata da circa 200 membri che sono divisi nelle sottocommissioni regionali. Io coordino quella dell'Emilia-Romagna. Questa commissione si è presa la briga di leggersi una grande quantità di libri durante l'estate scorsa e poi ne abbiamo selezionati 7 che sono stati quelli sottoposti alla vostra attenzione. Bene. Queste sono le scuole partecipanti, le conoscete bene, quest'anno siamo in 5 scuole, il liceo scientifico Fermi di Bologna, il liceo scientifico Copernico, il liceo Galvani, queste 3 di Bologna, poi abbiamo il liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno e l'istituto secondario superiore Gobetti di Scandiano. Un grande ringraziamento da parte mia va a tutti i membri della commissione scientifica che qui vedete elencati. E, ci sono sia colleghi dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dell'Università di Bologna ed anche i referenti delle scuole. E devo dare un ringraziamento particolare ai referenti che sono stati veramente molto importanti, molto motivati e con molto entusiasmo hanno sottoposto questa iniziativa agli studenti, che poi hanno risposto in grande numero, in effetti. Quindi un ringraziamento particolare a tutti questi componenti della commissione scientifica. Della partecipazione locale abbiamo già detto, siamo circa 200 studenti quest'anno. La valutazione delle recensioni viene fatta dai membri della commissione scientifica. Una cosa importante è che i membri di una regione non valutano le recensioni della stessa regione, quindi noi dell'Emilia Romagna abbiamo valutato recensioni prodotte da tutte le altre regioni ma non dell'Emilia Romagna, e per ogni regione vengono premiate 2 recensioni per ciascun libro. I ragazzi poi presenteranno dopo i libri. E poi comunque alla fine ci saranno le premiazioni e un riconoscimento verrà dato anche a diverse altre recensioni che sono comunque state giudicate di ottimo livello e degne di nota. Questo è il programma, come vedete siamo già in ritardo, però poi cercheremo di recuperare, quindi lo skippo, lo salto velocemente, andiamo alla prossima. Ecco, anche per i libri, questi sono i libri finalisti, io non dico nulla perché poi nelle presentazioni dei libri vi diranno tutti i ragazzi. Soltanto un rapido escursus su quelle che sono state le edizioni precedenti. Nel 2016 ha vinto un chimico, Peter Atkins, con il libro Che cos'è la chimica. Nella seconda edizione del 2017 il premio è stato dato a Roberto Burioni, che è un immunologo piuttosto noto, e ha partecipato
a varie discussioni, alle discussioni infinite sull'utilità dei vaccini. Ovviamente lui è dalla parte dei vaccini, infatti il libro Il vaccino non è un'opinione è il libro che è stato premiato nel 2017 e l'anno scorso con cerimonia finale all'Aquila a cui io ho partecipato sono stati premiati a pari merito due libri, uno di Marco Malvaldi che è un chimico ma è anche molto noto come giallista, infatti lui è l'autore dei Delitti del Barlume che probabilmente avete conosciuto, c'è anche una trasposizione televisiva. Che ha scritto un libro di matematica, Le due teste del tiranno, e poi questa Ellen Chersky, che in realtà è una inglese, e il libro era stato tradotto in italiano recentemente, che parla La tempesta in un bicchiere, è un'analisi di problemi di fisica quotidiana. I prossimi appuntamenti, concludo con questi, e poi con i doverosi ringraziamenti. Allora, al Salone Internazionale del Libro, che sarà dal 9 al 13 maggio, ci sarà un appuntamento sul premio Asimov, in particolare il 9 maggio alle 14.30, una tavola rotonda dal titolo Il premio Asimov per la divulgazione scientifica, un'esperienza di democrazia. E tutti gli studenti che vogliono recarsi a Torino a visitare il Salone del Libro avranno diritto, tutti quelli che hanno partecipato al premio Asimov, a dei biglietti omaggio per visitare il Salone. Il 9 maggio sarà un giovedì, quindi voi avete scuola, però il salone è aperto anche durante il weekend. L'evento finale conclusivo di questa edizione sarà in ottobre, la data è ancora da decidere, a Catania, vi è stato già anticipato da Silvio Cherubini, lo speaker da Catania, quello che ha coordinato le varie connessioni, e ci sarà la premiazione dell'autore vincitore e un incontro con l'autore. E a questo evento sono invitati tutti i ragazzi che presenteranno adesso i libri. Quindi avranno l'occasione di andare a Catania e di incontrare l'autore vincitore del libro. Questo sarà nel prossimo autunno. Concludo con i ringraziamenti doverosi. Quelli al Comitato Scientifico l'ho appena fatto, non li ripeto, però è stato veramente un aiuto prezioso per me, perché tutta l'organizzazione delle valutazioni delle recensioni e la preparazione di questo evento sono stati veramente un aiuto indispensabile. Poi ringrazio particolarmente il servizio multimediale degli NFN nella figura di Stefano Zanni, che è responsabile, e soprattutto gli farei un grande applauso, Fabio Bisi e Roberto Giacomelli, che vedete qui e che stanno grazie a loro. Al loro fondamentale contributo, se tutto il sistema audio-video funziona così bene, il servizio è registrato e verrà messo online, e tra l'altro stiamo trasmettendo anche in diretta Facebook. Poi il centro di calcolo degli NFN di Bologna, Franco Semeria e Andrea Paolucci, e i servizi informatici del Dipartimento di Fisica ed Astronomia, Silvano Varrassi, e dell'Università, e il CESIA, i servizi informatici, che hanno permesso di avere una rete di connessione dati efficiente che ci permette di connettersi con le altre sedi. La direzione e l'amministrazione degli NFN sono state veramente preziosi nel supporto per la preparazione di questo evento, e ringrazio il direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia che ci ha dato il patrocinio e l'uso di quest'aula, e poi i servizi generali del Dipartimento di Fisica e Astronomia, nella figura di Cristiano Spisni, che anche loro hanno dato un grosso supporto nel risolvere alcuni problemi tecnici per la preparazione di questo evento. Con questo vi saluto e direi che possiamo iniziare con la presentazione dei libri da parte dei ragazzi, cercando di stringere perché siamo 7 minuti in ritardo. Sono stato abbastanza veloce e un pochino recuperato. Grazie. Allora ragazzi, adesso tocca a voi perché siete i protagonisti dell'evento. Partiamo con la staffetta perché abbiamo poco tempo. Allora, per il libro Viaggi nel tempo di James Clerk, Giorgio Tozzi del Liceo Scientifico Fermi di Bologna e Mario Di Mare dell'Istituto Superiore Statale Gobetti di Scandiano. Dietro i vostri nomi.
Foto di rito. Perfetto. Partite quando volete. Salve a tutti. Vorrei aprire il mio discorso dicendo che non mi aspettavo che una recensione negativa potesse essere premiata per scegliere, insomma, in un concorso dove si deve scegliere il libro migliore. Recensione negativa perché, nonostante l'idea alla base del libro, quindi creare una sorta di percorso attraverso cinema, letteratura e fisica, dove l'autore voleva spiegare il concetto, tutte le sfaccettature del concetto di tempo che abbiamo, nonostante questa bella idea, purtroppo questo percorso è un po' tortuoso, diciamo, arrivare alla fine del libro è stata tosta, devo ammettere. E paradossalmente il libro della patente che sto studiando in questo momento è più scorrevole. Però ci sono vari momenti all'interno del libro, diciamo, belli, gradevoli, anche perché sono tratti da altri libri, quindi non li ha scritti l'autore. Per esempio, il libro si apre con una sorta di riassunto di questo romanzo scritto da Orson Welles, La macchina del tempo, dove il protagonista costruisce appunto una macchina del tempo che non assomiglia alla DeLorean di Ritorno al futuro, ma è una bicicletta sostanzialmente, dove pedalando velocemente si può viaggiare nel tempo. E la parte, diciamo l'apice del libro di Gleick si ha quando riporta il finale del libro di Wells, cioè questo ultimo tramonto sulla Terra, dove la fine della Terra, che non è, diciamo, una catastrofe con meteoriti alieni, però è sostanzialmente questo tramonto di un sole che si sta spegnendo su questa landa desolata che è la Terra. E questo, secondo me, è stata la parte più bella del libro. E ci sono varie citazioni, aforismi di fisici e registi. Per esempio c'è una citazione di Hawking che tenne una festa per viaggiatori nel tempo mandando gli inviti il giorno dopo e rimase sorpreso dal fatto che non venne nessuno alla sua festa. E detto ciò, vuoi continuare te? Sì, intanto buongiorno a tutti. Sono assolutamente d'accordo con quanto è stato appena detto, nel senso che il libro si presenta quasi come una sorta di documento storiografico in cui l'autore analizza come si è evoluto nel corso del tempo il concetto di viaggio nel tempo sotto vari punti di vista. Prima di tutto il punto di vista fisico, citando numerosi scienziati come Einstein o Gödel che si occuparono in ambito relativistico dei viaggi nel tempo. Ma anche dal punto di vista fantascientifico, citando numerosi scrittori e anche registi come Woody Allen, ma anche dal punto di vista filosofico, che per primo si occupò dei problemi relativi al corso del tempo. Quindi sì, come detto, il libro risulta a tratti pesante nella trattazione dei vari autori presentati, appunto perché si presenta quasi come una sorta di testo storiografico. Detto questo, direi che è tutto. Grazie mille. Volevo ringraziarti perché effettivamente recensioni negative, recensioni positive, le recensioni sono critiche. Le critiche sono costruttive, sia positive che negative, quindi grazie per la tua recensione negativa. Perfetto. Potete alzarvi. No, adesso li togliamo noi. Se li volete, poi ve li possiamo dare. Andiamo avanti con il prossimo libro, Ultime notizie sull'evoluzione umana di Giorgio Manzi. Gli studenti sono Federico Busi,
del Liceo Da Vinci di Casalecchio di Reno, e Zoe Monzini, del Liceo Galvani. Ok, ok, va bene. C'è una scienza che si occupa delle nostre origini. Non tutti la conoscono, ma interessa davvero tutti. È la nostra storia, una storia tutta da raccontare, forse la più bella e la più grande che sia mai stata scritta. Questa scienza si chiama paleoantropologia. È una scienza che pesca nel tempo profondo, ci racconta delle storie antichissime. E questa storia, oltre che a essere raccontata, va continuamente aggiornata. Per questo è stato scritto Ultime notizie sull'evoluzione umana. Qui si parla del nostro passato remoto, quindi quello degli ominidi bipedi, quello di Lucy, di Neanderthal, quello delle diffusioni dall'Africa verso l'Eurasia. E, il libro permette ai lettori di conoscere le principali scoperte paleoantropologiche avvenute tra il XIX e il XX secolo, permettendo di comprendere anche meglio le vicende storiche del passato più recente dell'umanità. L'obiettivo che ha l'autore è quello di raccontare, quello di divulgare una storia che altrimenti sarebbe destinata a rimanere all'interno di una piccola cerchia, una piccola comunità scientifica che non supera qualche migliaio di persone. Per l'evoluzione umana si intende il processo di origine e evoluzione dall'Homo sapiens come una specie distinta e quindi la sua diffusione sulla Terra. Lo scrittore definisce la successione delle varie specie di ominidi che si sono avute nel corso del tempo con un termine che è quello cespuglio evolutivo. Immagino che tutti voi abbiate presente l'immagine di scimmie, bipedi che si susseguono uno dopo l'altro e che man mano hanno una statura sempre più eretta. E, questo è un modello che è detto lineare e quest'idea è sbagliata perché la successione di Homo australopiteco, Homo habilis, erectus, sono rappresentati come con una struttura, sono comunque, non è vero che si sono succeduti uno dopo l'altro, anzi più volte si sono ritrovati a coesistere insieme e quindi sono stati anche sovrapposti, e non è venuto prima un uomo, poi l'altro e poi così via. E per questo si preferisce parlare dell'evoluzione della nostra famiglia come un albero molto ramificato, quindi un cespuglio. E, devo dire che leggere questo libro non è stato molto semplice perché comunque era a tratti molto pesante e complesso, infatti ritengo che forse non sia pienamente adatto per uno studente che non ha mai avuto a che fare con la paleoantropologia. E, tuttavia comunque sono contenta di averlo letto perché ho imparato molte cose che non sapevo. Ultime notizie sull'evoluzione umana è un libro che apparentemente, quando mi sono approcciato diciamo alla lettura, è un libro che apparentemente potrebbe sembrare qualcosa che approfondisce la teoria che tutti noi abbiamo nella nostra mente, una teoria che parla di una successione di specie e come si diceva prima in realtà è sbagliata, sono specie che nella storia si sono incontrate, nello stesso periodo storico si sono sovrapposte e a volte anche accoppiate. Infatti un aneddoto interessante che ho trovato nel libro è che circa il 3% del nostro corredo genetico discende direttamente dall'uomo di Neanderthal. È una teoria che deriva da uno scienziato che viene definito il pioniere della teoria paleoantropologica moderna, dallo stesso Giorgio Manzi, uno scienziato che si chiama Stephen Jay Gould, a cui personalmente ritengo sia dedicato il libro, è scomparso prematuramente nel 2002 e che diede un contributo alla rivisitazione della teoria che tutti noi conosciamo di Darwin. Quindi molti dei tecnicismi, molte delle espressioni che ritroviamo nel libro sono dovute direttamente a lui e il linguaggio è quindi qualcosa di a volte di difficile comprensione, sembra quasi che un professore parli ai propri alunni e di fatto Giorgio Manzi, oltre che essere un paleoantropologo
di fama internazionale, è un professore universitario all'Università di Roma e quindi può dare un contributo all'interesse che possiamo provare per il libro, sia per il fatto che ha delle nozioni molto ampie, ma anche per il fatto che ci racconta delle esperienze di scavi vissuti in prima persona e quindi alla fine credo che attraverso un viaggio nel tempo l'autore riesca a rendere interessante e coinvolgente una nuova teoria evoluzionistica che risulta essere molto interessante, appunto. Grazie mille. Non abbiamo visto niente, tranquilli. Adesso per il libro Scienziate nel tempo, 100 biografie di Sara Sesti e Liliana Moro, Giulia Paganini del liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno e Martina Laffi del liceo scientifico Enrico Fermi di Bologna. Wow! Allora, io sono Giulia Paganini e frequento il liceo scientifico Leonardo da Vinci. Io fra i 7 libri ho scelto di leggere questo, Scienziate nel tempo, 100 biografie, perché tante volte alla domanda conosci qualche scienziata mi rendevo conto di non conoscerne alcuna e allo stesso tempo credevo impossibile che le donne non avessero mai fatto nulla di importante. Questo libro è stato scritto da Sara Sesti, che è un'insegnante di matematica, e Liliana Moro, che invece è un'insegnante di italiano e storia, e alterna parti in cui racconta e descrive nelle diverse epoche il ruolo della figura femminile, quindi dalla preistoria fino al XXI secolo, e altre parti in cui vengono dettagliatamente riportate le biografie delle principali donne che hanno contribuito al mondo della scienza, ma che al giorno d'oggi sono state dimenticate. Degli esempi possono essere ad esempio Margaret Cavendish, che è la moglie di William Cavendish, colui che scoprì il valore della costante di gravitazione universale, oppure Mary Poles, che fu la moglie di Lavoisier, ossia colui che elaborò la legge di conservazione della massa. Quindi da questo libro possiamo capire che la figura della donna è sempre stata adombrata dalla figura maschile, ma anche dalla società. Altri esempi è ad esempio la loro estromissione dalle università fino alla seconda metà del XIX secolo, in Italia, in Olanda, in Svizzera, quindi nelle principali città europee, ed è ancora presente nei paesi più poveri del mondo, come ad esempio in Siria, cioè in India, e ad esempio in Mali, cioè in Africa e in tantissimi altri paesi. Un altro esempio della loro esclusione dal mondo della scienza è il romanzo Emile, pubblicato dal filosofo Rousseau, in cui descrive la donna come diversa dal sesso maschile, e uomini e donne li descrive non come uguali ma come complementari. E a mio avviso è un libro che comunque ti apre la mente e mi fa rendere fortunata di essere vissuta, di vivere in questa epoca rispetto alle epoche passate, e fa sperare comunque un futuro diverso per ragazze come me, e un futuro che comunque possa far riconoscere le nostre imprese, le nostre opere, un futuro che possa garantire l'uguaglianza fra il sesso maschile e quello femminile, comunque un futuro diverso da quello che il passato ci ha riservato fino ad oggi. Buongiorno a tutti, sono Martina Laffi del liceo scientifico Enrico Fermi. Prima di iniziare voglio fare una confessione. Io non eccello nelle materie scientifiche come la fisica, ma nonostante questo ho trovato la lettura di questo libro particolarmente interessante. Questo per dire che era una lettura scorrevole e appunto molto interessante. Le autrici di questo libro sono Sara Sesti e Liliana Moro,
entrambe già autrici di numerose pubblicazioni in ambito scientifico. E questo libro ha un titolo con un significato dietro, ovviamente, che ci viene consigliato una frase presente sul retro. Chi dice che le donne non sono portate per la scienza? E questo è per confutare l'opinione secondo cui le donne non avrebbero attitudine per le materie scientifiche. Lo scopo del libro possiamo dire che sia quello di far conoscere le storie e le vite di 100 donne che con le loro scoperte hanno segnato la storia della scienza. 100 esempi di figure femminili che si sono espresse nel loro lavoro di scienziate. 100 esempi da mostrare agli studenti, alle studentesse interessate alle materie scientifiche, come sia possibile emergere in un mondo apparentemente maschile come quello della fisica, della scienza. E l'obiettivo penso che sia giunto al suo fine, poiché pagina dopo pagina chiaramente emerge come, lavorando con determinazione ed dedizione, sia possibile emergere appunto in questo mondo maschilista, possiamo dire così. E due esempi che vorrei citare sono quello di Sophie Brey e quello di Hedy Lamarr. Sophie Brey infatti fu tra i primi in Europa a osservare fare lunghe osservazioni sulla posizione delle stelle e dei pianeti, ma il suo lavoro non viene ricordato, viene ricordato solo quello del fratello. Mentre Hedy Lamarr ideò un dispositivo in grado di sincronizzare segnali radio su delle frequenze protette dalle interferenze nemiche ed è ancora oggi utilizzato per proteggere la comunicazione Wi-Fi. Non mi voglio dilungare troppo, vorrei solo consigliare la lettura di questo libro a tutti gli studenti interessati e non, ma soprattutto alle studentesse che possono trarre da questo libro ispirazione e consapevolezza nei propri mezzi, magari per realizzarsi in un futuro anche in ambito scientifico. Grazie mille. Se posso aggiungere una cosa, è vero che il mondo della fisica e della scienza è prettamente maschile, quindi bisogna fare molto lavoro affinché ci sia una par condicio tra i sessi, però gran parte del lavoro è veramente delle ragazze, perché dovete crederci, se vi piace dovete crederci e potete farlo, perché non è vero che non siamo portate. Chiusa la parentesi. Allora, prossimo libro, Intelligenza artificiale, guida al futuro prossimo, di Jerry Kaplan. Studenti Noemi Messori dell'Istituto Superiore Statale Gobetti di Scandiano e Riccardo Vignoli del Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno. Va, sì. Allora, buongiorno a tutti. Intelligenza artificiale parla sicuramente di un argomento attuale che però ci slancia in qualche modo verso il futuro. Kaplan decide di avere un approccio inusuale sia dal punto di vista della forma in cui è strutturato il libro, infatti ha la struttura di un manuale in cui vengono poste delle domande su vari argomenti dell'intelligenza artificiale e lui cerca nei vari capitoli di dare delle risposte. E si distacca anche dal punto di vista dell'approccio all'intelligenza artificiale e infatti critica un po' il passato della divulgazione scientifica riguardante questo argomento, che puntava più
a pronosticare futuri distopici o previsioni in qualche modo affrettate riguardanti l'intelligenza artificiale e in qualche modo non puntando alla divulgazione ma più all'attrarre persone e interesse attorno all'argomento. Questo lui spiega per una questione economica, dato che per poter mandare avanti gli studi e gli studi riguardanti l'intelligenza artificiale era necessario attrarre persone. Pertanto lui decide di distaccarsi da questo metodo, e questo però lo limita molto, perché cercando di attenersi su dati reali o comunque cose attuali non si sbilancia, e questo lo limita poiché è un argomento che va molto a slanciarsi verso il futuro. E, pertanto, parlando di alcuni argomenti come l'etica sull'intelligenza artificiale, e il diritto e la filosofia, si perde spesso e non arriva mai a conclusioni. E l'esempio più lampante credo sia quello l'argomento del libero arbitrio, e parlando di questo non arriva a una vera e propria conclusione, perché si perde proprio all'inizio della discussione, addirittura alla definizione di libero arbitrio. E pertanto, al posto che arrivare a una conclusione, sposta il problema, arrivando a dire che, non conoscendo effettivamente se il libero arbitrio è reale anche per gli esseri umani, non ha senso cercarlo nelle macchine. Pertanto credo che questo approccio in qualche modo lo limiti e vada a minare un attimo i suoi obiettivi. Riprendendo quello che ha comunque già detto lui, questo libro mi ha colpito innanzitutto anche per il contenuto. Infatti l'autore, Jerry Kaplan, tratta questo testo, quindi questo argomento e questo dibattito, dalle origini dell'intelligenza artificiale, quindi dal primo che l'ha definita tale, fino comunque ai giorni nostri di oggi. Oggi intende un tempo in cui ci si chiede e si critica questo argomento proprio perché si teme che possa intaccare la società e possa portare a delle conseguenze etiche, sociali, e quindi ne riflette anche in ambito filosofico. Forse l'aspetto più positivo è proprio questa attualità, questa stringente attualità che ha il tema. Infatti analizza elementi negativi e elementi positivi. Ne analizza i rischi, però anche cerca di comunque di fornire degli stimoli per limitare le problematiche e anche trovare delle soluzioni più positive. Dal punto di vista più particolare ho trovato il fatto che lui non fornisca dei dettagli tecnologici specifici, comunque inserisce delle definizioni, ad esempio il machine learning, che sono specifiche del campo, però al tempo stesso le rende accessibili anche a persone che non hanno letto e non sanno nulla su questo argomento. Infatti tratta questo argomento proprio per lettori che si vogliono fare un'idea su questo argomento in generale, e quindi fornisce una definizione su tutti i diversi ambiti attraverso i quali comunque questa disciplina ai quali si rivolge. Il primo fra tutti è proprio il fatto che le macchine possano essere più intelligenti dell'uomo, e si pone questa domanda, oppure anche il fatto che ci poniamo tutti la questione riguardante il lavoro, se le macchine o meno e questa automazione in un futuro ci sottrarrà il lavoro. Concludendo, forse l'elemento più particolare è proprio, a mio parere, il fatto che Kaplan alla fine, proprio con questo metodo già esposto da lui, ci lascia comunque a una nostra scelta, il fatto che ognuno possa accettare quindi questa innovazione, questa continua innovazione e l'automazione come progresso, ma al tempo stesso ci lascia anche la possibilità di decidere invece di non appoggiare questa automazione e di contrastarla, poiché molti e la maggior parte della società la comunque considera come un elemento che porterà a sciagure e comunque avrà soltanto delle ricadute negative come impatti sulla società. Grazie mille.
grazie. Allora, siamo a metà del percorso circa. Il prossimo libro è Il giro del mondo in 6 milioni di anni di Guido Barbugliani e Andrea Brunelli. Ce lo presentano Davide Zaia dell'Istituto Superiore Statale Gobetti. E Silvia Castaldini del Liceo Leonardo da Vinci. Buongiorno a tutti. Allora, il titolo si chiama Il giro del mondo in 6 milioni di anni, quindi il tema principale già si può capire, che sia lo sviluppo del genere umano dai primordi fino ai giorni nostri. Vorrei ripercorrere in modo sintetico alcuni argomenti fondamentali, come per esempio alcune tematiche affrontate, il significato di alcuni termini e anche una bella concezione di scienza che è uscita appunto da questo libro. Innanzitutto un aspetto di pregio di questo libro che ho trovato è stato proprio nel linguaggio. Infatti, molto spesso si finiva per affrontare tematiche molto specialistiche, per esempio filosofiche, eccetera. E allora a questo punto gli autori hanno cambiato propriamente la direzione del discorso, comunque offrendo un'informazione generale al lettore. E poi si fa anche utilizzo di una forma abbastanza colta di ironia, per esempio nella prima parte, che riguarda più la fisica, quando appunto si parla della datazione dell'età della Terra. E si parte dai 3.000 anni determinati dalla Bibbia ai 400 milioni di anni determinati da Kelvin fino ai 4 miliardi e mezzo. E allora l'autore dice, dai 3.000 anni biblici si parla di una terra molto giovane, però rispetto a 400 milioni di anni insomma ce n'è di strada da fare. Arriviamo a Kelvin, ok, diventata vecchia la terra, però ancora parliamo di 4 miliardi e mezzo di anni odierni. Poi, riguardo appunto la concezione della scienza che ne esce, la chiamerei una concezione olistica, ovvero integrale e che tiene insieme numerosi componenti. Come gli autori specificano, non è un unico campo quello che viene affrontato, ma appunto la genetica, in questo caso viene approfondito la parte genetica dello studio antropologico, si è appunto appoggiato ad altre branche del sapere, come per esempio la filosofia del linguaggio. E allora possiamo propriamente affermare, dopo aver letto questa opera, che si può dare una bellissima definizione di scienza come appunto un intero cammino gnoseologico, ovvero un cammino di conoscenza, che è in grado di unire nel tempo le vite di diversi ricercatori. Possiamo anche dire che unisce in questo cammino di ricerca coloro che sono maestri e coloro che sono allievi, ma che a loro tempo diventeranno poi maestri. Un esempio molto bello è il fatto che il libro sia stato scritto appunto da Guido Barbugliani, che è appunto un genetista affermato, e da un dottorando, un giovane, che in futuro insegnerà anche lui e che sarà Andrea Brunelli. Sempre poi dal punto di vista del linguaggio comunque penso non sia molto complesso, e anche qualora appunto ci sono dei termini che non vengono appunto risultano appunto complessi, l'autore tende appunto o a specificare meglio il significato del termine oppure semplicemente cambia argomento. Buongiorno a tutti e ringrazio comunque per questa opportunità, perché io veramente non pensavo di arrivare fino a qui, quindi ringrazio tantissimo. E allora, io ho scelto questo libro soprattutto per capire un po' l'evoluzione non soltanto dal punto di vista storico, come ce lo ripropinano fin dalle elementari, ma anche da un punto di vista genetico, più scientifico, anche andando nel dettaglio, quindi con il DNA, come le specie si mescolano
fra di loro, quindi proprio per capire questo passaggio. E una cosa che ho apprezzato tanto dei due autori è stata la struttura, poiché diversamente da un qualsiasi altro libro sull'evoluzione, hanno inserito un personaggio di nome Esumim che faceva da guida durante la lettura di questo libro. E quindi magari ti faceva più apprezzare, ti faceva pesare meno i tecnicismi o comunque tutto ciò che riguarda la scienza, che è comunque un argomento abbastanza pesante. E quindi questo personaggio ha avuto la funzione di testimone durante questo percorso, quindi dalle migrazioni dall'Africa fino alla diffusione in Europa. Dal punto di vista, quindi, come ha detto il mio compare, del linguaggio, ha utilizzato sì dei tecnici del lessico abbastanza alcune volte impegnativo, però comunque ho trovato e ho notato che ha cercato di rendere il tutto meno pesante con appunto questo inserimento del personaggio iniziale e anche con delle divagazioni filosofiche o comunque qualcosa che non c'entra molto con quello che è, che può essere sia uno svantaggio che un vantaggio, però credo che sia un libro abbastanza strutturato bene che mi ha aiutato a capire meglio che cosa veramente è l'evoluzione. Grazie. Volevo solo dire che credo che il personaggio a cui ti riferisci tu sia un personaggio di Italo Calvino, però credo che sia di Italo Calvino il personaggio che segue la cosa, credo che c'è scritto alla fine, poi giusto per chiarire, poi per il resto vabbè. Grazie mille. Penultimo libro, Elogio della parola di Lamberto Maffei. Ce lo presentano Isan El Kbaili dell'Istituto Superiore Statale Gobetti e Elisa Bruno del Liceo Scientifico Copernico. Buongiorno, allora noi, come è già stato detto, abbiamo recensito il libro Elogio della parola di Lamberto Maffei e si pone come obiettivo quello di analizzare ciò che è la parola e il linguaggio. E, la parola nasce moltissimo tempo fa, ma in particolare il linguaggio articolato, che è quello su cui si concentra l'autore, nasce circa 50-60 mila anni fa. Grazie al processo evolutivo, mi riferisco in particolare a tutto ciò che riguarda la scienza e le parti del cervello che si occupano del linguaggio e le relazioni fra le persone, la parola ha avuto grossi cambiamenti e nella prima parte del libro l'autore si concentra nell'analizzare quello che è la parola e il linguaggio nei nostri giorni, nella società attuale. E, in particolare fa riferimento a quello che è i social e i nuovi mezzi di comunicazione che hanno trasformato la parola e grazie proprio appunto a questi strumenti la parola viaggia molto più velocemente, raggiunge parti del mondo molto lontane da noi. Però ci sono anche degli aspetti negativi, come ben sappiamo tutti. Infatti porta alla luce il fatto che il Global English, che è l'inglese utilizzato nelle comunicazioni internazionali, abbia un vocabolario veramente ristretto di 1500 parole. E questo è un grosso problema perché con così poche parole non emergono le diversità che invece ci contraddistinguono. E andando avanti con la lettura, l'autore si concentra su quel che è l'utilizzo della parola nella letteratura e pone il bellissimo esempio delle Mille e una Notte, dove la protagonista, grazie all'utilizzo della parola, salva la propria vita. E quindi l'autore ci mostra
un nuovo utilizzo della parola che non riguarda solo l'espressione di come siamo, ma anche l'utilizzo della parola come un'arma, e in questo caso è l'astuzia, no? Altri esempi che mi vengono in mente sono ad esempio Ulisse che inganna Polifemo, oppure le sirene che ingannano i marinai grazie ai loro canti. E, un altro autore che cita è Vygotsky, e riprendendo un tema per lo più classico, cioè il legame fra parola e pensiero, viene appunto analizzato questo legame. E parlando con la mia compagna abbiamo pensato di poterlo immaginare come un ponte che collega appunto il pensiero alla parola, ed è un ponte percorribile in entrambe le direzioni, mi spiego meglio. E, la parola dà concretezza e realtà al pensiero, e allo stesso tempo il pensiero senza la parola sarebbe un qualcosa di vuoto, e sarebbe solo nebbia, come dice proprio l'autore. E niente, faccio andare. Okay. Allora, buongiorno. Questo, essendo comunque un elogio, essendo un elogio appunto della parola, non si può non parlare del luogo in cui origina quella che possiamo considerare appunto la funzione più cara all'uomo, ed è quello che Maffei definisce come il magazzino delle parole, ovvero il cervello. Dal punto di vista scientifico, il linguaggio risale a circa 100.000, tra i 100.000 e i 50.000 anni fa, e i cambiamenti che ciò comporta sono riscontrabili sia nell'ambito della società, in quanto assistiamo alla nascita delle civiltà, sia invece nell'ambito per quanto riguarda i resti fossili degli ominidi, in cui la parte sinistra del cervello risulta essere molto più sviluppata rispetto a come era in precedenza. Infatti oggi, grazie all'emisferectomia, un intervento chirurgico che viene effettuato sui casi di epilessia diffusa e tumori, sappiamo che il cervello è diviso in due emisferi, quello sinistro che è la sede dei centri del linguaggio e quello destro. Tra di loro risultano essere appunto collegati da 200 milioni di fibre che formano il cosiddetto corpo calloso. In particolare l'emisferectomia si occupa proprio di dividere tra di loro queste due parti, dando origine letteralmente a due cervelli, infatti si parla di split brain, e pertanto possiamo anche dire due coscienze e addirittura appunto due uomini in uno. I due emisferi tra di loro risultano essere molto diversi dal punto di vista delle funzioni, infatti quello destro è più creativo, meno razionale e, come lo definisce lo stesso autore, risulta essere muto. Infatti è privo dei centri del linguaggio che invece sono propri dell'emisfero sinistro, che è quello appunto più razionale. A questo emisfero appartiene poi anche un'altra funzione, che è quella del vedere, che l'autore si preoccupa di distinguere dal guardare. Infatti guardare risulta essere molto più impulsivo e rapido, mentre il vedere molto più lento e riflessivo. E lo stesso appunto Maffei dichiara che molto spesso le immagini risultano essere molto più eloquenti e ispirano comunque anche delle emozioni molto forti. Per concludere, l'autore si domanda sul valore finale della parola e conclude dichiarando che si tratta di quella cosa che permette all'uomo di raccontare se stesso e il mondo. La lettura si conclude con una domanda che rimane aperta e che è appunto diretta al lettore, ovvero: che cosa sarebbe l'uomo senza la parola? E io, confrontandomi anche con Elisa, siamo giunte alla conclusione che l'uomo sarebbe, senza la parola, risulterebbe incompleto, in quanto la parola è ciò che rende appunto l'uomo tale e in essa risiede la sua stessa dignità. Da un punto di vista formale abbiamo concordato sul fatto che il testo risultava essere scorrevole e anche reso interessante dall'ironia utilizzata dall'autore nel descrivere e nel criticare la società moderna. Al termine del libro rimane pertanto la domanda appunto: che cosa sarebbe l'uomo appunto senza la parola, che secondo l'autore e anche secondo noi ci sta sfuggendo sempre di più delle mani a causa anche del ciclone digitale. Grazie. Siamo arrivati all'ultimo libro, Chimica Verde 2.0, di Guido Saracco.
Ce lo presentano Jacopo Enrico Lembo del Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno e Matteo Bonazzi del Liceo Scientifico Fermi di Bologna. Funziona? Sì. Allora, buongiorno a tutti. Parlo di Chimica Verde 2.0, che è un libro molto attuale che parla dell'inquinamento atmosferico o ambientale in genere e dell'utilizzo delle risorse nel pianeta e quindi della necessità di un'ottimizzazione nell'utilizzo dell'energia. Scritto nell'ottobre del 2017 da Guido Saracco, che è rettore del Politecnico di Torino e si occupa principalmente di ricerca nell'ambito della fotochimica. Proprio partendo da questo, Saracco sviluppa quello che è il suo ambiente di lavoro, cioè studiando la natura, come suggerisce il titolo, si promette di creare una chimica verde 2.0, quindi una natura aggiornata, appunto 2.0, facendo questo upgrade alle capacità già della natura studiate come la fotosintesi, per esempio, Saracco propone di in qualche modo aggiornare la fotosintesi creando una sorta di fotosintesi artificiale che permetta ridurre il principale inquinante atmosferico, che è l'anidride carbonica, tramite appunto, oltre il polmone verde del pianeta, che già contribuisce a una gran parte ad evitare questo fenomeno, di creare quindi un'economia attorno, anche, cioè ragiona anche sull'economia che si dovrebbe creare per implementare queste soluzioni all'interno del mondo, perché molte scoperte scientifiche non riescono ad implementarsi poiché non ci sono gli incentivi economici, quindi ci sono dei problemi di stoccaggio dell'energia, di utilizzo per esempio dei combustibili fossili che sono che hanno ancora un grande mercato e non riesce a passare, per esempio, tecnologie legate all'idrogeno o l'ingegneria metabolica, e quindi l'utilizzo di enzimi per catalizzare certi processi. Il libro parla nella prima parte, soprattutto fa un panorama, partendo quindi dall'analisi dell'evoluzione atmosferica nel nostro pianeta, parla di come l'uomo ha aumentato di gran lunga le emissioni antropogeniche del CO2 per poi arrivare ad un punto a creare quello che conosciamo tutti, che è l'effetto serra, che quindi scherma le riflessioni delle onde solari, quindi non ritornano indietro perché bloccate dai gas serra presenti nell'atmosfera, e le conseguenze per l'uomo sono quasi disastrose e vengono spiegate con molta cura, perché proprio per motivi di... Questo è un ottimo libro di divulgazione, proprio perché non dà per scontato che il lettore sia a conoscenza dei fenomeni in maniera precisa. Infatti tutta la prima metà del libro è dedicata proprio alla descrizione di questi fenomeni. La seconda parte propone varie idee, alcune le ho già citate, fotosintesi artificiale, ingegneria metabolica e una sorta di economia del carbonio, basata anche su un'altra lettura che consiglia durante l'introduzione, che è Blue Economy di Gunther Pauli, in cui si ribadisce la necessità di creare un'economia circolare perché le risorse rinnovabili hanno il problema dell'intermittenza, quindi per esempio l'eolico o l'energia idroelettrica
al problema che non si riesce ad accumulare, nonostante la grossa efficienza delle batterie e delle pile, non si riesce ad accumulare questa energia. Sicuramente molto stimolante anche la sensibilizzazione che fa l'autore in merito all'importanza della ricerca, e pone un punto di domanda appunto sul nostro futuro e invita il lettore ad agire anche in tempi piuttosto brevi, poiché gli fa prendere coscienza delle reali capacità che ha l'uomo, dopo secoli e secoli di avanzamento scientifico, di invertire un futuro apparentemente irreversibile. Dicevo, come ha già detto lui, il libro non si limita a esporre i problemi, ma dà anche delle soluzioni. Per risolvere la massiccia emissione di CO2 in atmosfera, l'autore identifica tre procedimenti principali. Per primo, bisogna diminuire le emissioni dovute alle automobili, ai processi chimici industriali, eccetera. La CO2 che non si può evitare di emettere deve essere purificata, quindi bisogna aumentarla di concentrazione, per poi essere trasformata. Infatti dalla CO2 noi possiamo, con reazioni chimiche o semplicemente con l'utilizzo di pressione, calore o altri reagenti, produrre delle sostanze utili. Ad esempio, tra queste spiccano il metanolo, che può essere, tramite altri processi chimici, riconvertito per essere utilizzato nei veicoli, e il metano, che è già pronto all'utilizzo dei veicoli e ha già una rete di distribuzione molto efficiente. Inoltre, propone anche l'utilizzo della CO2 senza che essa sia stata trasformata nelle serre. Propone la costruzione di serre dove l'atmosfera dentro viene arricchita di CO2 per favorire la crescita delle piante al loro interno. Dal punto di vista della scrittura, il libro ha una parte di capitoli introduttivi e la parte dei capitoli di soluzione del problema. Nel complesso è abbastanza comprensibile anche a un lettore che non abbia grandi conoscenze di chimica. Tuttavia, gli ultimi capitoli risultano più difficili per la presenza di tecnicismi e per comprenderli appieno è necessario avere già una grande base di chimica, se non una laurea in ingegneria chimica. E perché leggere questo libro? Il libro fa chiarezza su un tema che potremmo dire ci riguarda tutti, ed è un tema caldo. È facile dire, vabbè, non so che cos'è il riscaldamento globale, cerco su internet. Però internet è pieno di notizie e non sempre si trova ciò che si cerca, o ancora peggio si può trovare una cosa che non è vera. Il libro da questo punto di vista è molto d'aiuto perché fornisce dati da fonti certe e soprattutto con il commento dell'autore, che quindi aiutano a comprendere veramente il problema. Inoltre, a mio parere, la lettura di questo libro porta a una maggiore conoscenza e una maggiore consapevolezza del problema, che è fondamentale quando si tratta di un problema che riguarda tutti. In conclusione, vorrei finire con una frase di Einstein: l'intelligenza è data dall'abilità di cambiare. Adesso è giunto il momento di dimostrare quanto siamo intelligenti. Grazie mille a tutti, grazie. E abbiamo un pochino di tempo, io volevo ringraziare tutti quanti perché secondo me da questa esperienza ne usciamo tutti un po' arricchiti in qualche modo, no? Sia dal punto di vista culturale e scientifico, perché abbiamo affrontato dei temi molto attuali, a partire dall'evoluzione che molti ancora negano, i cambiamenti climatici che molti ancora negano, la condizione femminile nella società e nel mondo scientifico che molti ancora sottovalutano, e secondo me ne siete usciti arricchiti anche voi dal punto di vista personale, perché ho visto una collaborazione molto forte fatta tra studenti di licei diversi che magari prima neanche si conoscevano, e questa è una cosa che diciamo mi ha
non sconvolto, però mi ha affascinato anche negli esperimenti scientifici di cui facciamo parte noi, per cui c'è possibilità di collaborazione tra persone che neanche si conoscevano prima, e secondo me questa è una cosa molto molto bella che abbiamo imparato tutti quanti, e secondo me avete arricchito anche i libri, perché un conto è leggerli, un conto è discuterli insieme, recensirli e capirli fino in fondo, quindi vi ringraziamo tutti quanti per questa esperienza. Allora, sì, senz'altro anch'io vi ringrazio, è stata veramente un'esperienza arricchente anche per noi leggere le vostre recensioni, anche se noi non abbiamo letto le vostre, ma quelle degli altri ragazzi. E allora, visto che abbiamo una decina di minuti per l'annuncio delle... magari intanto puoi cominciare, Fabio, a mettere le altre sedi su la sede dell'Aquila in connessione, così appena sono pronti, appena Francesco è pronto, cominciamo con l'annuncio. Vediamo però intanto, visto che abbiamo un po' di tempo, facciamo una piccola discussione su quello che avete sentito di questi libri. Per esempio, il primo libro recensito, c'è stata una critica abbastanza negativa specialmente da uno dei due ragazzi. Qualcun altro ha qualcosa da dire su questo? Ha invece apprezzato quello che veniva detto nel libro? Dobbiamo partire dal presupposto che, appunto, quando uno legge un libro e lo critica, la critica, se è costruttiva, è sempre ben accetta. Se è costruttiva ed educata, aggiungo io, perché chiaramente anche l'educazione ha il suo peso quando si giudica qualcosa. E per cui mi fa piacere che sia stata scelta anche una critica negativa, evidentemente, perché poi qual è lo scopo di recensire un libro? Penso che se uno debba leggere un libro, la lettura non è mai una cosa passiva, no? Però leggerlo con lo scopo di doverlo poi recensire forse dà una responsabilità in più, che è appunto quello di trasmettere quello che voi avete ricevuto dal libro a eventuali possibili altri lettori, oppure che possono incentivare la lettura ma anche disincentivarla, perché poi alla fine una critica è questo, insomma. Chi ha scritto una recensione positiva su questo libro? Ce n'è qualcuno? Sì, esatto, non credo che... Chi è che l'ha letto intanto? Alzatele bene. Alzate queste bene mani. Queste mani, dai, vediamo. E siete quasi tutti d'accordo su... Dai, dici qualcosa. Allora, ragazzi... Il problema è che io avevo scelto questo libro perché ero interessato al tema dei viaggi nel tempo, e di viaggi nel tempo nel libro non si parla praticamente mai, si parla solo del concetto di tempo da un punto di vista filosofico, scientifico, anche nella fantascienza, nel cinema e nella letteratura. Quindi io, più che noioso e pesante, che comunque non nego, è che non ho trovato quello che cercavo. Ma cioè, che cosa cercavi? No, nel senso, volevo capire per te il tema viaggi nel tempo è attualmente una cosa fantastica, insomma, voglio dire, non c'è qualcosa di reale, oppure dimmi tu che cosa. Viaggi nel tempo perché, sapendo anche da un punto di vista, vedendo le opere, film o libri, sì? Io mi aspettavo molto di più sui paradossi, i problemi che comportassero i viaggi nel tempo, che invece hanno poche pagine dedicate nel libro. Quindi tu eri più interessato ai problemi dei paradossi scientifici che vengono fuori da eventuali violazioni della causalità se uno torna indietro nel tempo, cose del genere, che nel libro non sono riportate. Sì, cose del genere. Sono trovato con una cosa che... molto diversa da quello, da quello a cui pensavi. Qualche altra opinione su questo? Perché mi sembra che questa sia una delle cose che aveva sollevato un pochino... No, direi di no. Allora, vediamo su qualcun altro dei libri, qualcuno ha qualcosa da dire? O qualcosa da aggiungere su quanto è stato detto? La questione femminile, per esempio, nella scienza, che mi sembra uno dei temi molto attuali. Se ne parla... Rosario. Rosario vuole dire qualcosa. Lo studente vuole... Abbiamo uno studente. Scusi, arrivo. Ero curioso di sapere quanti ragazzi hanno letto quel libro. Le scienziate nel tempo.
Nessuno di voi ha letto Le scienziate nel tempo, di ragazzi, eh? Ecco, credo che questo sia abbastanza indicativo e forse dovrebbe far meditare, anche in base alla recensione che abbiamo sentito, qualcuno, forse qualcuno delle ragazze. Quante ragazze invece non l'ho letto? Poche anche le ragazze. Però è un argomento che secondo me bisognerebbe cercare di approfondire. Se avete l'occasione nelle scuole di averlo, provate a leggerlo, almeno alcune pagine, possono essere interessanti. Grazie mille. Direi sì che è il commento fondamentale. Avete... No. No. Qualcun altro ha qualcosa da dire su questo? Se ne è parlato molto, non so se avete... Se è arrivata alle vostre orecchie una cosa che è successa al CERN qualche settimana fa su questo. Che è un po' sottovalutato, no? Come problema. Cioè, si vede anche da questa piccola statistica che abbiamo davanti, no? Sembra un problema da nulla. Va tutto bene, le donne ci sono, un po'. Ce lo facciamo andare bene. Invece è qualcosa per cui bisogna lottare. Ma fin da piccole, eh? E fin da piccoli tutti quanti. Cioè, se vi piace un gioco da maschio, compratevelo. Perché io me lo facevo comprare da mia mamma. Io mi riferivo a quello che è successo al CERN. Strumia. Sì, che c'è stata una... Ne abbiamo parlato anche i giornali, se ne è molto discusso per molto tempo, che un professore dell'Università di Pisa ha fatto un intervento piuttosto polemico su questa cosa che ha suscitato molto dibattito. È stato un modo per tornare a parlarne, sicuramente, ma forse non nel modo corretto da parte sua, però sì. Ha suscitato molte critiche e molte reazioni. E certamente per chi ha letto il libro potrà dire che le cose sono cambiate nel corso dei tempi, però c'è ancora probabilmente del lavoro da fare da questo punto di vista. Sì. Secondo me bisogna anche imparare il modo in cui parlarne, perché è un argomento abbastanza delicato. Quello che è successo al CERN secondo me ha creato uno sconvolgimento globale, diciamo, perché se ne è parlato in modo sbagliato. Ci sono state usate parole in un modo un po' indelicato, quindi la scienza è fatta per gli uomini, per esempio, che va contestualizzato comunque nel discorso generale, però se ha un pubblico con delle donne, dici, beh, la scienza è fatta per gli uomini, dagli uomini. Tra l'altro era un po' in cavolo. Tra l'altro era un incontro su donne e scienza, quindi è stata una cosa molto provocatoria, e in realtà il professore in questione sosteneva che non tutta la scienza non è adatta alle donne, ma lui sosteneva che la fisica teorica in particolare. Comunque, vabbè, sì. Va bene, io direi che comunque dovremmo essere. Vissani mi ha appena mandato un WhatsApp dicendo che dovrebbe essere pronto. Allora, facciamo un piccolo sondaggio. Secondo voi forse voi avete letto un solo libro, avete un'idea di chi possa essere libro vincitore? Chi è che ha letto, per esempio, abbiamo già capito che secondo voi Viaggi nel tempo, qualcuno l'ha apprezzato quel libro? Okay. Ok, è una recensione anche questa, è una critica. Ho visto che allora le scienziate nel tempo, immagino che le ragazze che l'hanno letto lo abbiano apprezzato, almeno da quello che ho sentito dalle vostre recensioni. E, corretto che qualcuno non lo ha apprezzato delle ragazze che lo hanno letto? Anche se però la statistica su questo libro non è altissima, no, mi sembra, infatti, che non è stata letta da molti. E, Chimica Verde, chi l'ha letto di voi? Alzate che non vi interrogo, potete alzare la mano, adesso non faccio più domande. Pochi. Non tantissimi. Pochi. Scusate, il giro del mondo in 6 milioni di anni, devo capire voi cosa avete letto, perché siete pochissimi quelli che alzano le mani. Cosa avete letto? Il giro del mondo in 6 milioni di anni, chi l'ha letto? Lui lo sappiamo, lo immaginavamo. No, dai, non ci credo, molti lo hanno letto questo libro. Allora, quali sono stati i libri che hanno... Forse anche, però, anche il numero dei ragazzi che l'hanno letto, forse...
dà un'idea dell'apprezzamento del libro. Ultime notizie sull'evoluzione umana. In quanti l'hanno letto? Ma voi cosa avete letto? Elogio della parola, in quanti l'hanno letto? Eccolo. Lo avete apprezzato? No. Chi è che non l'ha apprezzato? Perché hai detto no? Critica la troppo tecnologia. Ma è la critica in modo sbagliato, secondo te? Sentiamo cosa hai da dire, perché è interessante questa cosa. Fatelo passare. Dai. No, io penso che la tecnologia sia utile in effetti, sì, quindi ovvio, uno non è però... che deve criticarla per partito preso. No, però Maffei condanna troppo la tecnologia, a mio parere. E secondo te non è vero che la tecnologia, per come è usata spesso, non solo dai giovani, sì, un po' da tutti, può avere degli effetti collaterali che possono essere dannosi? Sì, ma di sicuro... Lui vuole mettere in evidenza quello alla fine, no? Sì, però... Pronto? Ha ragione. Con chi ci sentiamo per primi? Luca, chi è la... Cioè, è utile, ok, le sentiamo bene. Qualsiasi cosa. Ho capito. Bisogna saperla utilizzare. Aspettiamo tutti. Va bene, no? La condanna troppo, questo. Ok. Sentite, mi sa che noi siamo in collegamento con l'Aquila adesso. Facciamoci sentire un applauso. Sì. Vedo che Perugia sta finendo. Claudia forse va in bagno. Questo è Francesco. Cagliari vedo che è ancora impegnato nelle ultime presentazioni. Silvio sta consegnando gli attestati. Ma possiamo fare anche questo. Ecco Marcello da Cagliari. Quindi noi siamo pronti. E poi continuiamo dopo. Fabio, mi sentono anche? Mettete in primo piano l'Aquila, ragazzi. Sì. Bologna, siamo pronti anche noi. Anzi, ciao Lorenzo. Siamo in attesa, ciao Francesco. In trepida attesa. Il grande momento è arrivato? Allora, siamo tutti pronti, facciamo un breve giro. Allora Silvio, magari, quindi l'Abruzzo sì, poi ci abbiamo Campania. Campania? Calabria? Calabria ci siamo. Ok, Emilia sì. E poi l'Umbria, siete pronti Claudia? Pronto Claudia, non vi sentiamo? Forse avete il microfono spento? Quindi Roma, Pino siete pronti voi? Noi ci siamo Francesco. Ciao Silvia. No, abbiamo messo i ragazzi la nostra telecamera, perché abbiamo messo i ragazzi davanti alla parte che dovrebbero vedere. Ottimo. E poi la Toscana, Sandra. Ciao Francesco, noi siamo pronti e siamo ciao. In attesa. Ciao. Allora, quindi richiedo all'Umbria. Claudia, ciao, ti vediamo che parli ma non ti sentiamo. Se mi fai un saluto, guarda. Ciao. Ok, va bene. Ciao Maurizio. Quindi allora li abbiamo chiamati tutti, e la Puglia, non abbiamo ancora la Puglia? Sì, ci siamo da Lecce, siamo pronti. Ciao Andrea. Ciao. Quindi aiutatemi se abbiamo perso qualcuno, no, le Marche, la mia regione natale, che vergogna. Francesco, ci siamo. Ciao Davide. Penso, ciao. Non ti dimenticare. Okay. No, non posso proprio, guarda, con tanto amicizia mi dispiace di non essere da voi, vorrei essere veramente almeno dappertutto, perché la cerimonia che hanno fatto a Lecce è bellissima, mi immagino che quella sarà stata una cosa divertentissima, però ok, siamo arrivati. Allora, il libro che quest'anno ha vinto è più bello, questo diciamo l'avete scelto voi, l'avete deciso, ha preso una bella media che è un 8 pieno, che è alto rispetto alla cosa, perché diciamo ognuno pensa in modo diverso, però c'era una concordanza assoluta, e quindi so che Silvio ci ha pronto anche una piccola presentazione per questo.
Quindi Silvio, non so se sei pronto per mandarla, però allora, quindi il libro che ha vinto è quello di Lamberto Maffei, L'elogio della parola. Quindi non so se possiamo inquadrare Silvio. Sì, okay. Ecco, vai Silvio, vai. Ecco, sì. Asimov. Il vincitore del mio premio, dice il signor Asimov, è Elogio della parola. Lamberto Maffei. L'avevi già detto tu, però... Vabbè, però quello che dice lui è quello che fa fede. Ok, no, allora... Sì. Allora... Buona continuazione a tutti. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Noi continuiamo adesso. Ciao. Quindi adesso quello che ci resta da fare. Siete d'accordo? Tu no, eh? Tu lo sapevo. Avevamo questo sospetto, però insomma, dai. La maggioranza, visto che è una cosa democratica, la democrazia funziona così. Ha deciso così. Ragazzi, allora siamo direi in conclusione a questo punto. E ricordo che i 14 ragazzi che hanno fatto le presentazioni si ritroveranno a Catania insieme ai 14 ragazzi di tutte le altre regioni. Quindi sarà un bel gruppo di persone con i vostri accompagnatori, questo in ottobre. Poi vi comunicheremo la data e le modalità. E quindi passerei alle premiazioni, cominciando dalle premiazioni dei 14 ragazzi che hanno presentato i libri. Quindi, Giorgio Tozzi del Liceo Scientifico Fermi di Bologna e Mario Di Mare, Istituto Superiore Statale Gobetti di Scandiano. Voilà. Okay. I prossimi sono Federico Busi del Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno e Zoe Monzini del Liceo Galvani di Bologna. Difficile. Giulia Paganini del Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno e Martina Laffi del Liceo Scientifico Fermi di Bologna. Sì, c'è la foto di gruppo. I premiati rimangano qui. Noemi Messori dell'Istituto Superiore Statale Gobetti di Scandiano e Riccardo Vignoli del Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno. Così.
Poi abbiamo Davide Zaia dell'Istituto Superiore Statale Gobetti e Silvia Castaldini del Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno. Isan Elkbaili dell'Istituto Superiore Statale Gobetti e Elisa Bruno del Liceo Scientifico Copernico di Bologna. Ultimi due, Jacopo Enrico Lembo del Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno e Matteo Bonazzi del Liceo Scientifico Fermi di Bologna. Ragazzi, mettetevi qui davanti che facciamo la foto di gruppo. Davanti, 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 davanti. Ottimo, tornate a posto. Non sparite, perché poi dopo, adesso facciamo le altre premiazioni e poi dopo una foto di gruppo tutti qui davanti. Non potete sparire, siete gialli, siete riconoscibilissimi adesso. Allora, come anticipato prima, vogliamo premiare anche le recensioni che hanno ottenuto un'ottima valutazione e che sono degne di nota. Quindi, premiamo Angelo Mele del Liceo Scientifico Fermi di Bologna, Margherita Bruttini del Liceo Galvani di Bologna e Francesca Pecorari del Liceo Scientifico Copernico di Bologna. Per il libro Viaggi nel tempo.
Per il libro Ultime notizie sull'evoluzione umana, premiamo Federico Zambelli dell'Istituto Superiore Statale Gobetti e Carlotta Pasqui del Liceo Leonardo da Vinci Casalecchio di Reno. Per il libro Scienziate nel tempo, premiamo Caterina Guizzardi del Liceo Scientifico Fermi di Bologna e Rachele Cuzzani del Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno. Per il libro Intelligenza Artificiale premiamo Giovanni Catellani dell'Istituto Superiore Statale Gobetti. Per il libro Il giro del mondo in 6 milioni di anni chiamiamo Andrea Orlandi del Liceo Galvani di Bologna e Francesca Strazzari del Liceo Galvani di Bologna. Per il libro Elogio della parola chiamiamo Laura Meneghetti e Salma Bouzid del Liceo Da Vinci di Casalecchio di Reno e Fabrizio Giannuzzi del Liceo Scientifico Fermi di Bologna. Dov'è Laura? Salma? Fabrizio. Manca una ragazza. Salma? Salma Bouzid? Eccola.
Ultimo libro, Chimica Verde 2.0. Premiamo Pietro Ciurli del Liceo Leonardo da Vinci e Samuele D'Alessandro. Perfetto, ora i gialli scendano per la foto di gruppo. Non risalite per niente. Tutti coloro vestiti di giallo devono scendere. Io farei prima con i premiati. Ma forse la farei. Ok, non siete ancora liberi, perché a noi piacciono le foto di gruppo, quindi adesso risalite e facciamo la foto di gruppo con tutti i vostri colleghi, gli insegnanti, i dirigenti scolastici, tutto quanto. Poi vi prometto che è finita. Poi vi prometto... Anche gli insegnanti nella foto di gruppo. Guardate in camera. Non sono ancora pronti. Guardate tutti in camera, se no è infinita questa cosa. Bravissimi. Tana libera tutti? Grazie mille.